Fabio Fazio. Nessuno se lo aspettava. Parole spiazzanti. Ha raccontato tutto. Di sicuro è stato sempre divisivo. Le parole spiazzanti arrivate su Silvio Berlusconi. Non poteva esimersi dal dire la sua sulla scomparsa dell'ex premier e fondatore di Mediaset, Fabio Fazio. Il conduttore all'indomani dei funerali, celebrati ieri al Duomo di Milano, si è lasciato andare sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi, disegnando un quadro a tinte accese del Cavaliere, mostrando i lati scuri e quelli accesi di una vita legata a quella dell'Italia. Non c'è una sua azione o un suo comportamento pubblico o privato che si sia potuto definire indiscutibile. Il giornalista, che ha lasciato la Rai ed è pronto per una nuova avventura su Discovery, ha poi proseguito la sua analisi puntuale raccontando: di sicuro è stato divisivo sempre, amato e osannato tanto da tanti, non da tutti. Ha dichiarato però che ha segnato la storia dell'Italia ed è innegabile il fatto che ci sia un prima e un dopo di lui. Fabio Fazio non si nasconde e ammette: l'avvento della TV commerciale è stato visto con preoccupazione. Ha ripercorso le rivoluzioni fatte da Silvio Berlusconi, il conduttore, sottolineando che la sua è stata la storia prima di un imprenditore e poi di un politico. Sulla nascita della TV privata ha ammesso: è stata vista sin dall'inizio con preoccupazione da una parte e con entusiasmo dall'altra nel momento in cui veniva a rompere il monopolio della TV pubblica portando quella che appariva come una ventata di modernità. Ha ammesso che l'ex premier, nel bene e nel male, ha connotato la vita del paese per 40 anni. Non ha nascosto che il suo operato è stato segnato anche da luci e ombre. Ha dato però merito al fondatore di Mediaset che ha rivoluzionato la storia della televisione e della comunicazione politica nel nostro paese. Noto conduttore ammette su Silvio Berlusconi: facile giudicarlo ora che il suo potere sta alle spalle. Senza remore, Fabio Fazio, criticato da Rita Dalla Chiesa proprio di recente dopo l'addio alla Rai e A Che Tempo Che Fa, ha ammesso che la morte del presidente di Mediaset ha segnato la fine di un'era e ora il futuro è tutto da scrivere. Troppo facile fare gli esegeti del poi, ha dichiarato sulle pagine della rivista succitata, sottolineando: troppo facile giudicarlo ora che il suo potere sta alle spalle. Ha poi concluso il suo lungo commento ribadendo che ora sarà solo il tempo l'unico giudice inappellabile.